you people, tutto il giorno tu starai con Radio In. Oh, oh, hello people, siamo qua people, e se accendi la tua radio tu ci ascolterai. Resta con noi people, non cambiate people, tanta musica con gioia ti offriremo. 102 people, è una grande garanzia people, siamo sempre noi di Radio I, siamo proprio noi di, siamo ancora noi di, sempre solo noi di Radio I. Ed è venerdì 8 ottobre 2021. Bentrovati, buon inizio weekend da Sara Priolo, Milvia Verna, Hello People, Glitter People, ogni venerdì dalle 11 alle 13, ovviamente in diretta tramite 102 FM, il nostro sito www.radioin102.it. Tra poco restyling, quindi stay tuned. E poi la nostra opera. Cos'è che non so? Sì, poi le foto in realtà dobbiamo realizzarle, ma manca. Sì, se tu decidi di andare a vedere i vestiti, Sara. Esatto. Poi la nostra app e la nostra diretta sulla pagina Facebook Radio In. Buongiorno Mirko Ufo Valenti in regia. E anche per il venerdì la diretta è pure su Glitter Sicilia, ma seguiteci su Radio In così si comano le visualizzazioni lì. E poi il nostro salotto accoglie una nuova giovane, un giovane talento. Ci piace tanto intervistare i prodigi, in memoria di quando prodigi lo ero anche noi. Tu ancora sei mezza bambina. Sì, vabbè, classe 99 però, cioè. Classe 99 è quando sono nata io quest'anno. Ah, sì, certo, 22 anni, brava, bella data. Bianca Luisi, scegli la manziani e la fa lungo come me. E poi nell'ultima parte, nella seconda parte, abbiamo in presenza Martino Locascio, un cognome famoso in Sicilia. Io ho potuto sperimentare la gentilezza e la pazienza di Martino in occasione di una sfilata, anzi saluto Rosy De Simone che mi fa impazzire sempre per tutte le sfilate. Ciao Rosy. E poi sono stata tempestata da comunicati dove si parlava di lui, di Martino Locascio, che è un regista di cortometraggi ma anche un fotografo, nel senso che pur non essendolo è riuscito a fare una sua mostra. E quindi ho detto: Martino, è destino, devi venire. Esatto, quindi tanti argomenti di cui parlare. E poi devo dire, si fa sempre un po' di cultura ma anche di gossip perché introduciamo una rubrica nuova. Abbiamo le nostre pillole, le pillole di glitter, pillole che fanno bene, sì, non ecco. Come quelle che sotto le pillole glitter, quindi notizie dal mondo del gossip. Ce n'è una fresca di questa mattina, quindi Paola Turani, ecco, Paola Turani ha partorito Enea, un influencer, una cosa di queste. Vabbè, lei è super conosciuta. No, vabbè, io vi parlerò di eventi, di compleanni, di anniversari, di matrimoni, cose che mi piacciono tanto. E ovviamente di musica, quindi iniziamo con un brano, restiamo su Facebook, a tra poco, vi aspettiamo. Ah, sta cosa moscia. Allora, tra Claudio e ieri, perché ieri diciamo, ovviamente, no, ogni cosa che dicevo, tu e Gianni. Me lo fate trovare sempre. Vabbè. Glitter Vabbè. People. La redazione ben di Glitter People e Glitter Sicilia. Ha fatto le condivisioni. No, adesso sto respirando. Noi qui. Se vi va. Allora, MG Service, Giuseppe Mineo, dai, per oggi ti ascolto. Buongiorno Peppe, io non ti saluto. No, scherzo, ora ti salutiamo in diretta radio e fai un video e ci tagghi. Radio In, _, Sara Priolo, _, Milvia, punto. Averna, su Instagram. Ah, Riccardo Zerbo si vuole collegare da Milano e... aspettiamo gli ospiti e in caso... Ciao Ripi, che sei andato a fare a Milano? Sotto al Duomo. In Piante che Passione non glielo metto. Piante che Passione? Sì, sono i miei gruppi. Diciamo che forse no, andava bene per Gitto quando abbiamo parlato forse di quella dimensione. No. Gianfranco Borsellino ci dà il benvenuto ma soprattutto la condivisione. Grazie. Grazie Gianfranco. Non farti vedere perché oggi c'è Mirko, quindi comunque non riuscirei a guardarvi. Sembra Leonardo da Vinci nei tempi della vecchiaia oggi, guarda. Chi, Mirko? Sì. Ma perché gli dici vecchio? Quel ragazzo è ancora giovane. Quel bambino è ancora giovane. Te l'ho detto che è Biancaneve perfida. Ma dai. Mirku, ma questa è nuova? A proposito, è Younger Now, cioè più giovane adesso.
A proposito di Gabriele Randazzo, buongiorno. Ti dà il buongiorno. Saluto. Ciao, buongiorno. Ma come ti senti con la pioggia? Sei meteoropatica? No, no, io amo la pioggia, amo il freddo, comincio a sentirmi meglio. No, dai, veramente. Abbiamo finito di condividere. No, ti ascolti le note e devi taggare e devi fare quello che ti ho detto nella nota. E quindi chi arriva? Abbiamo le glitterate? O adesso andiamo, no, andiamo a Catania. Andiamo a Catania, ma andiamo anche virtualmente a Parigi, Sara, perché la nostra prima ospite è un giovane talento della moda che ha, niente di meno che, debuttato alla settimana della moda di Parigi. Questa mi manca. Cioè, come... una grande emozione, peraltro è una nipote d'arte, perché è la nipote di Marella Ferrera, che è una cara amica, una stilista che negli anni, quelli in cui la moda italiana era veramente un faro, ha fatto questa sua scalata, questa, da Catania è arrivata sulle passerelle milanesi, anche lei, internazionali, poi però ha scelto di tornare a Catania, è stata anche assessore, si occupa di cultura, io ho avuto modo di intervistarla e adesso ho visto la gioia, la sua gioia nel vedere in questa nipotina un talento. Ma che bello, e lei va a scovare tutti, ma dove li trova? Al balzo. Bene, non abbiamo il tempo di un soundcheck, però se ci senti avvicinati al dispositivo, se puoi indossa delle cuffie, ci siamo. Diretta su Glitter? Diretta su Glitter? Younger Now, Miley Cyrus apre questa puntata, questo venerdì 8 ottobre 11:23, non c'è il sole ma comunque abbiamo gli ospiti che portano un po' di allegria. La prima è una bellissima ragazza, giovanissima devo dire, Bianca. Salve. Ciao e benvenuta a Glitter People. Io la mia prima domanda esce proprio di quelle, sai, pensate per accumulo di cultura. Ma tu che sei così bella, ciò nonostante a Parigi con quelle stangone che ti hanno messo accanto, come ti sei sentita? Te lo dice una che lavora spesso dietro le quinte delle sfilate con le modelle. Molto bassa. Come ti capisco? Però all'altezza da tanto da arrivare a Parigi. A Parigi sei arrivata in lunghezza. E c'è la foto iconica di questa tua performance, che alla fine è un punto d'arrivo che per tanti basterebbe per una carriera, che è stupenda perché c'è questa modella gigante e tu che sembri anche più piccola, perché prima di leggere... E avevo pure i tacchi. No vabbè, pazzesco. Come mi piace. Si è fatto vedere per bene. Nel frattempo salutiamo tutti i nostri amici che ci guardano, ci commentano all'interno della diretta, ci mandano anche video come il nostro Giuseppe Mineo. Salutiamo Giuseppe. Ciao, taggaci, Giuseppe, mi raccomando. Mi è piaciuta tantissimo perché in questa foto condivisa dalla zia, perché l'abbiamo detto in presentazione, tu sei nipote d'arte, è l'orgoglio di tua zia che ho avuto modo di intervistare, di conoscere, insomma un bel personaggio, e sembravi anche più piccola. Poi ho letto 99, che è la mia stessa data di nascita, ho detto ah, in fondo sono 22 anni, però ti giuro, ho detto ma è una sedicenne, è tipo così. Però sì, ok, sì. Va bene, l'hanno va bene. Pensato anche gli organizzatori tutti, infatti la sera prima quando abbiamo avuto il meeting hanno detto ah, ma tu quanti anni hai? E io 22 anni, ovviamente in inglese, e loro tipo ma che ci fai? Io ma ti hanno mandato a letto presto. Se volete me ne vado. Allora, raccontiamo, facciamo un passo indietro. Perché ti trovavi a Parigi? Intanto è un traguardo che tu aspetti di tagliare almeno da un anno? Sì, in realtà è un progetto che doveva essere portato avanti nel 2019. Ah, addirittura. Nel 2020, chiaramente con la pandemia. Vabbè, è un anno proprio che abbiamo cancellato, diciamo, abbiamo cercato di... Però quando una ventenne aspetta di andare a Parigi a fare il suo debutto, niente di meno che la Fashion Week parigina, insomma, l'ansia diventa tre volte tanto. Sì, no, allora in realtà prima dovevo partire per New York. Poi ovviamente hanno chiuso gli aeroporti per una questione sanitaria, non poteva più entrare nessuno, quindi la mia partecipazione è stata rimandata. Poi dovevo
a febbraio di nuovo ripartire per Parigi e, date le restrizioni del governo francese, ovviamente non hanno fatto l'evento e quindi l'ho fatto una settimana fa. Mamma mia. C'è la pausa per la musica? Esatto, non ci spariamo tutte le domande adesso, anche perché restiamo su Facebook e quindi a tra poco, vi aspettiamo lì in diretta. E io, per capire di che cosa stiamo parlando, chiedo Pensavo al al nostro nostro Mirko intro. Ufo Valenti, alla nostra regia, di mostrare anche le foto dell'evento. Quindi, appena abbiamo la possibilità, chi ci sta seguendo su Facebook può anche apprezzare di che cosa si tratta. E facciamo ancora un passo indietro. Tu da quanto tempo ti prepari per questo evento e qual è la tua formazione? Allora, io in realtà sto ancora studiando all'Accademia ARIM Euromediterranea, finirò l'anno prossimo perché il mio corso è quadriennale e ovviamente mi ha dato tutti gli strumenti per Guarda le poter foto, guarda arrivare le oggi. foto. Ci sei tu che sembri piccolissima. Con questa maglia che cosa Sì. c'era? Sant'Agata? Adoro. No, era della mia prima collezione di lancio del brand che è stato nel 2018. Come si chiama il brand? Hurricane B, Io Hurricane posso essere. Woo! E raccontaci le foto, infatti noi le mandiamo. Hurricane o I can be? Hurricane, Come uragano. uragano, Ah, ok, allora avevo perfetto. capito male io. Secondo me è anche un'assonanza fatta, può essere? Sicuramente, sì. Lo so, Vabbè, gliel'abbiamo prima di dato ora come tutto input. Stiamo vedendo gli abiti, la tua collezione è prêt-à-porter, alta moda, che cos'era? Una collezione, una Couture, couture. il mio Adoro. brand è principalmente sulla couture, non faccio prêt-à-porter. Comunque per me è stato un onore poter partecipare, anzi ringrazio Flying Solo, la piattaforma che mi ha dato questa opportunità. Racconta, la piattaforma qual è? Che cos'è? Un concorso a cui ha partecipato No, l'Accademia? loro praticamente hanno in America hanno lo store più grande di designer indipendenti americani. E praticamente lanciavano una sorta di, beh, non so come chiamarlo, Contest? contest. Sì. Sì, e sceglievano solo 10 designer in tutto il mondo. E ho mandato i miei lavori e mi hanno preso. E come Ma sei venuta a sapere di questa possibilità? in realtà tramite Instagram, perché ho visto una sponsorizzata, ho detto, mizzica, Ma vabbè, vedi? ora ci provo. Cioè, ovviamente non mi aspettavo che mi prendessero in niente, però alla fine sono stata scelta. Ma quindi è il tuo vero e proprio debutto? Allora, sicuramente il mio primo debutto internazionale, però la prima sfilata che ho fatto è stata nel 2018 all'evento Made in Medi, Sì. che svolge a Catania. E poi da là ho ricevuto diverse pubblicazioni, tra cui Vogue Talent Italia. Quindi pochissimo tempo subito. Made in Medi è organizzato dall'Accademia, come si chiama? ARIM. Euromediterranea da Marco Aloisi e Gabriella Ferrera. E quindi comunque tu ce l'avevi nel DNA, non è che ti potevi sottrarre a questo No. destino. Perché Marco Aloisio e Gabriella Ferrera, che salutiamo, spero che ci stiano guardando e che stiano condividendo questa diretta su Condividete, tutte abbiamo la le vostre pubblicità. piattaforme, sono Torniamo tra mamma e papà poco. e la zia Marella, che non so se ci farà questa carambata. I consigli di Radio Inn. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo! Se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social.
Per comprare o affittare un immobile, affidati al gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. I colori dell'autunno? Quelli della cucina romana, rosso amatriciana, giallo carbonara, er bianco de acacio e pepe. E poi i colori dei nostri speciali burger romani, er carbonaro, er grigio, l'amatriciano. Che vuoi fa? Te li vuoi perdere? Ti aspettiamo con il meglio della cucina romana nel Salotto di Palermo, in via Principe di Belmonte e in piazza Giovanni Paolo II nei pressi dello stadio. E dai, godemosela sta vita! Autoscuola Faulisi. Ci trovi a Palermo, in via Sciuti, viale Strasburgo, via Parisio e sui social. Sito internet autoscuolafaulisi.it. Autoscuola Faulisi, la tua guida per una guida sicura. La voce della tua città. Adoro il percorso di Bianca. Ci senti? E siamo su Glitter People, prima parte, con Bianca Luisi, la 22enne, il talento della moda, che ha avuto l'onore di partecipare a una sfilata della Paris Fashion Week, ed è, per chi è dell'ambiente, un punto d'arrivo per i grandi. Figurati per una giovane che ha visto, grazie a un concorso trovato sui social, alla fine su Instagram, un bel punto d'arrivo della sua carriera. È iniziata prestissimo grazie anche alle influenze della famiglia, nel senso che tu la prima matita in mano, Bianca, quando l'hai presa? In realtà da quando avevo 6 anni, cioè ero molto piccola quando ho iniziato, poi ovviamente vedevo mia mamma, mia zia, mia nonna, comunque c'è tutta la famiglia che faceva abiti e cose del genere, quindi mi sono sempre appassionata a questa cosa. Anche a scuola infatti mi rimproveravano sempre perché stavo tutto il tempo a disegnare. E i professori ti sostenevano, sì. Vedevano in te un talento, una predisposizione? No. Vabbè, vedi, una no, che disegna il diario. Ma io, guarda, io ero pure una che disegnava sempre il diario. Ho passato anni a disegnare i diari, però mi facevano le domande per fregarmi ed ero sempre preparata, sempre attenta. E li hai fregati tu allora? E continuavo a rispondere mentre disegnavo il diario. Infatti avevo 7 in condotta, chissà perché. E poi, che formazione è la tua? Ti sei frizzata? Sì, sei frizzata. Era un sorriso permanente che l'ho fatta ridere molto. Sì, io con la mia battuta di plastica. Scolastico si era frizzata. Comunque io faccio la domanda sui social a proposito del fatto che è stata avuto questa possibilità su Instagram. Che rapporto ha lei e come lo gestisce? Sia per la sua età, perché ovviamente i giovanissimi si sa che sono attivi lì, ma anche perché adesso è un lavoro serio, quindi comunque deve curarlo in una certa maniera. E poi, beh, penso che dopo che arrivi a Parigi ti importa di Milano, o comunque è sempre importante. Penso di sì, penso che sia comunque per i casalinghi. Scusate, si è staccata. Sì, sì, ti avevo visto frizzata, o ti avevo fatto ridere molto io, oppure era la connessione che faceva gli scherzi. Ti chiedevamo, intanto tu con i social, diceva Sara, che rapporto hai? Allora, io in realtà i social li uso per sponsorizzare il mio brand e la mia attività, e poi anche a scopo ricreativo, come tutte le altre persone. È chiaro che io dedico molto, tantissimo del mio tempo a inseguire il mio sogno e lavorare giornalmente, quindi un profilo più lavorativo che più un diario personale. Sì, sì, in realtà non ho tutto questo interesse nell'intrattenimento nei social, diciamo. Liceo artistico dove?
Lazzaro a Catania. Quindi tu sei una Ah. catanese doc. Che Sì. cos'hai di Sì. tipicamente catanese? Vivi la rivalità con Palermo? Non dire l'arancino. No, in realtà Tempo le restante? rivalità un po' sono Entriamo in radio. Entriamo in FM? Todo de ti, un successo. È Glitter People in compagnia della prima ospite, giovanissima, bellissima, bravissima, Bianca Aloisi, che è arrivata alla Paris Fashion E Week. continuiamo questa nostra chiacchierata con Bianca nel mondo della moda, ma anche nella tua Catania. Qual è il tipo di città che tu vivi, la parte mondana? Catania è molto viva, nonostante questo biennio sia stato così tombale per tutti. Ti piace? Qual è? La tua Catania qual è? Allora, io in realtà sono una persona molto riservata, quindi diciamo che mi piace vivere la mia città, però nei limiti, nel senso magari solo con i miei amici, esco la sera, non ho una vita mondana molto. Quindi palazzi antichi, feste Sì. nobiliari, non lo so, perché Catania è famosa anche per questo tipo di movida. Sì, cioè, quando ovviamente sono invitata, partecipo alle feste che si Sei schiva, sei organizzano anche schiva. al Palazzo Biscari o Esatto. comunque allo Stello degli Elefanti, che è anche un posto carino dove, Mi non piace so, questa cosa, prendere il giovanissima, posto. perché sai, a 22 anni ovviamente capisci cosa vuoi fare o stai capendo cosa vuoi fare nella vita, e con i social veramente puoi avere anche un rapporto un po' pericoloso, cioè non sai cosa ti accade. Lei lo dedica puramente a quello che In vuole fare. famiglia, la mamma abbiamo detto che è direttrice dell'Accademia, se non sbaglio. Sì, è artista, lei è il presidente Il presidente, ma dell'Accademia. artista nel senso che pure lei è nel settore della moda oppure si diletta in altre arti? Lei ha iniziato nel settore della moda, all'inizio aveva, quando era, diciamo, nella mia età, aveva una linea di moda che poi ha esportato in tutto il mondo. Successivamente si è dedicata al mondo dell'arte, infatti il quadro che ho dietro è Ah, ecco. un'opera di mia madre. Bellissimo. Adesso ce lo descrivi in diretta. Noi mandiamo un brano, ma restiamo su Facebook, quindi ce lo racconti di Offenbach. Allora, cos'è? Cosa rappresenta? È un cervello, cos'è? No, 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 cioè, allora ve lo faccio vedere meglio. Dai, tanto è il tempo, i 2 minuti, quindi. Occhio alla connessione che. Ok, Ah, ecco, sono dei funamboli. allora, in realtà questa è una lumaca, e poi con la scia della lumaca, e sopra ci sono queste ombre delle persone, e rappresenta l'instabilità che abbiamo vissuto in questo periodo, Ah, quindi ovviamente, è che ha un'espressione recente. La Sì, zia. Ne abbiamo sentito parlare tanto, nel senso che è un personaggio che ha segnato gli anni 90 della moda, credo. 80-90 lei è stata la sua massima espressione, può essere che ricordo bene? Tu non eri nata. poi ha iniziato, sì, anni 90 e E la fino al nonna mi manca. 2008. Avevate già una sartoria, nel senso che il lavoro materiale è proprio Sì, stato. noi avevamo, mia nonna ha iniziato da 50 anni, diciamo, che tira avanti la sua attività, e ha iniziato più o meno alla mia età, quando ha conosciuto mio nonno, che pure lui era un sarto, però da uomo, e quindi hanno deciso di aprire la loro sartoria, e dalla la storia della nostra famiglia è iniziata fino a me. E la Oggi. matita 6 anni, ma sei anche una da forbici e ago? In realtà, cioè, ho anche una formazione sartoriale italiana di alta qualità, ovviamente, però io, cioè, mi piace lavorare con i miei collaboratori, di cui mi fido Quanti ne hai di collaboratori? ciecamente. Al momento, a parte la mia famiglia, solo uno, e si chiama Giuseppe Di Mauro, ed è un bravissimo, un maestro per me.
Quali sono le difficoltà per tradurre un 5 sogno? Secondi, ragazzi, 5 secondi. Hurricane, un po' come il progetto, anzi come il progetto sì, di Bianca. Sì, credo che il nostro regista l'abbia fatto apposta. Didi sì, Mirko, che fai bella figura. Grande. A mettere Hurricane come, come il brand della nostra giovane amica, giovane talento della moda, Bianca Luisi, è qui a Glitter People. Fanno tanti complimenti. Ha avuto la possibilità di brillare niente di meno che la Paris Fashion Week, dove il suo brand è approdato con una sfilata, con i sacri crismi, modelle da almeno 1,80. E insomma, veramente... il massimo, perché poi le sfilate non sono tutte uguali, si capisce quando qualcosa è professionale, è fatto ai massimi livelli. Tu come l'hai vissuta questa emozione? Ero ovviamente emozionatissima, infatti quando sono uscita a salutare avevo le gambe che mi tremavano, però alla fine è stato molto importante per me, perché uno, ovviamente l'evento era super internazionale, quindi mi ha dato una sorta di prestigio. Due, perché ovviamente finalmente sono riuscita a coronare il mio sogno, che era quello di poter sfilare in un posto importante. Niente, da sogno, da favola. Infatti stavamo pensando... Mondo. Ovviamente la Milano Fashion Week è importante, Parigi è un altro sogno. Comunque, Milano Fashion Week tra i prossimi obiettivi? Sì, speriamo. Certo, l'anno prossimo sfilerò al Fashion Graduate Italia, che è un evento che, diciamo, porta in passerella i migliori studenti delle accademie. Di moda, ti arrivano italiane. Tanti complimenti dal nostro pubblico. E Marella scrive: grazie. Forza Bianca. Ciao Marella. Ciao Marella. Maurizio, un abbraccio anche a Mirko, oltre che a te. Complimenti, Edoardo, anche ad Edoardo, che è sempre presente e fa il tifo per te. E da John. Materialmente, che cosa richiede? Quanti capi hai dovuto fare? Se ci sono taglie particolari? Allora, in realtà ho fatto 8 capi. Però la collezione che avevo disegnato erano in totale 30, quindi possibilmente vedrete il resto quando meno ve l'aspettate. E poi ovviamente io faccio, cioè il mio prodotto è di massima qualità, quindi chi vuole un mio abito, comunque una mia opera, io li faccio solo su misura. E quali sono i tessuti? Nessun... Raccontami il tuo stile e il mood di questa collezione. La collezione si chiama en plein air, che è una tecnica di pittura francese, che ha, sì, dipingere fuori da all'aria casa, aperta. All'aria aperta. Di conseguenza, ovviamente, la luce ha un'importanza fondamentale e volevo traslarla in maniera tale che facesse vedere i contrasti di forme. Infatti la collezione parte con un giubbotto, diciamo, a punte per terminare con linee bianche sinuose per definire il contrasto che è in ognuno di noi, diciamo, è più una questione sociologica. Ho visto glitter e mi piace, ho visto scollature importanti, ma tu sei, il tuo stile personale è lo stesso di quello che disegni, oppure sei una, non lo so, che si copre, che si vergogna? No, io in realtà sono, diciamo che non mi piace molto mettermi in mostra, cioè a livello sensuale, ecco. Però se ci sono delle occasioni, sì. Giustamente, poi spoderiamo la nostra femminilità. Musica, Robin Schulz, Sugar, e noi restiamo sempre su Facebook. Vi aspettiamo, buon venerdì, buona musica. Oh yeah! E Mirko, voglio rivedere le foto.
voglio commentarle con Bianca. Grande Mirko, avevo detto che volevo questa e me ne ha messa. No, adoro. E allora se dico che voglio quell'abito di Bianca, Mirko me lo compra. Adoro questo, lo voglio, bel lo voglio gesto, adesso. Bel gesto. Mi piacciono a me. Un beau gesto, per dirla. Anche questo. Questo lo possiamo utilizzare per le nostre foto. Questo è per te, molto fascinoso, senza reggiseno, molto glitter. Io il primo perché mi piace molto, allora, mi piacciono sia i lunghi che i corti, però anche questo è importante. Molto mio. Questo è pure molto tuo. Adoro. Hai visto? Ecco, poi la scarpetta di Cenerentola, tu sei Biancaneve questo Perfida. È mio, questo è mio tipo vestaglia, l'adoro. quando vuoi facciamo uno shooting per la trasmissione con i tuoi abiti. Io non vedo l'ora, cioè io devi farli venire con qualche, non lo so, guardia del corpo. Da un'ora che dico adoro, ma comunque lei questa ragazza per te, con l'abito bianco tutto drappeggiato era Miss Europa 2020. Ah. Mi ha chiesto e ora farò uscire un servizio fotografico con lei a Parigi. Certo, perché poi gli abiti e mi ha chiesto è come di poterli indossare. Una ciliegia che tira l'altra, nel senso quando tu ti inserisci in circuiti più alti, poi hanno modo di notarti e poi ti trattengono, ti valorizzano. Davvero una bella occasione, tutto sommato per essere una così blasonata, nel senso con buoni rapporti personali anche di famiglia, invece questa occasione che ti è venuta da un caso che poi si è rivelato fortunato per da i tuoi caso, requisiti. Certo, perché se ovviamente non vedevo la pagina, diciamo, sponsorizzata, no, oggi non sarei stata qui. Ma allora da adesso tutti su Instagram a guardare se ci sono. Adoro questo, anche se tutto chiuso ha proprio la sua eleganza, ma poi le spalline, questo taglio così, i colori che non, cioè sono sempre eleganti. I maschi eleganti. Non possono capire, vedi? No. I maschi non possono capire. Allora, quali sono i tuoi obiettivi? Ci hai detto di questo premio, diciamo, ai migliori studenti, che è una sfilata dove? A Milano. Ah, hai visto? Quindi a Milano, l'anno prossimo. Non so, forse ottobre dell'anno prossimo, comunque ovviamente aspetto quella e poi io ho firmato un contratto con degli investitori asiatici. Adoro. Per 18 paesi. Io non smetto di dirlo, adoro. Quindi sto aspettando il lancio in Asia. Eh sì, perché comunque un mercato del lusso è utile, insomma, spendersi in un mercato che possa valere la spesa. Tempo restante, perché Mirko proprio l'ha piazzato. Allora con noi andiamo alla pubblicità e poi facciamo l'ultimo saluto con Bianca. Esatto, con lo scalpello e la cosa, come si chiama? Col cemento. State con noi! Pubblicità! I consigli di Radio Inn. Se me ne avessero detto non ci avrei creduto. Finalmente sono riuscito a dormire come non mai. Ottima scelta quella dei nuovi cuscini. Sono i cuscini di piumini danesi e ne hanno per tutti i gusti. Davvero? Sì, alto, basso, soffice, sostenuto e anche per chi soffre di dolori cervicali. Ottimo, per dormire bene e svegliarsi riposati, un cuscino di qualità è quello che ci vuole. Piumini danesi è a Palermo, in via Notar Bartolo 27A, www.piuminidanesi.com. Piumini danesi, la qualità del dormire. Per chi ancora non lo sa, la 12ª nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12ª nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. È cominciata la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. 26 spettacoli, eventi speciali, teatro per ragazzi. Un cartellone ricco di eventi, di grandi autori e di straordinari interpreti. Irina Bruck, Emma Dante, Sebastiano Lomonaco, Franco Scaldati, Mario Incudine, Alessandro Gassman, Alessio Vassallo, Andrea Camilleri, Renato Carpentieri, Roberto Andò, Manuela Mandracchia, Paola Gassman, Ugo Pagliai, Francesco Scimeni, Eugenio Barba, Maria Pagliai.
Fiato, Galatea Ranzi, Monio Vadia e tanti altri. Vieni a trovarci in teatro tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 19. Oppure vai su teatrobiondo.it per scaricare la brochure e scegliere la formula di abbonamento che preferisci. Radio In. La voce della tua città. E siamo tornate. Avete una bottiglia d'acqua che la metto sul computer? Che simpatico, che simpatica. Mirko, foto, ma, foto. Questa foto. Canzone è tipo ma se necessita reggaeton dale. Ma che cos'è? Ginza Balvin. E allora Bianca, tu che persona sei? Che hobby hai? Io sono una persona molto semplice. In realtà hobby, no, manie, c'è un tuo tratto distintivo, vizi, virtù, qualcosa che nascondi negli abiti, che so, un'incisione che fa capire che sei tu, scheletri nell'armadio, realtà, manichini nell'armadio, alla parlare, manichini nell'armadio, no, perché vabbè, di solito facciamo parlare onestamente, vede moda e si esalta. Vizi, fumo le sigarette, niente. No, in realtà sono una persona molto semplice, non ho molti... Cos'è che ti piace? Fermi per strada, inchiodi con la macchina o col motore, perché? Ti viene qualche ispirazione? Cioè... Le persone, le ma cose, i palazzi? Allora le mie ispirazioni più grandi provengono dai viaggi che faccio, perché ovviamente conoscendo Catania, da quando sono piccola non riesco a trovare... molte ispirazioni giornaliere, ecco, diciamo che nel quotidiano si viaggiare. Perde. Anche io ho vissuto a Londra, l'ho letto. Ho fatto due anni là, praticamente ho fatto il liceo, quindi il liceo a Londra, e come è stato? Cioè, perché, come l'occasione, qual è stata? No, in realtà davano l'opportunità di fare il quarto anno all'estero. E quindi ho colto l'opportunità per conoscere una nuova cultura, un nuovo modo di pensare, di approcciarsi alle persone, e questo sicuramente mi ha aiutato molto a comprendere meglio come riuscire a fare degli abiti pensando che sono fatti per delle persone. E niente. E a proposito di abiti, che cosa vedi a Milvia? Cioè, cosa fammi bella. Disegneresti su di lei? Anzi, lo diciamo in radio, 20 secondi, ormai direttamente lì. Ci siamo, 11.53, Glitter People, Sara Priolo, Milvia Verna. A Glitter People c'è Bianca Luisi, che è un giovane talento della moda, che è riuscita tramite un concorso quasi per caso ad approdare alla Parigi Fashion Week. E Bianca ci stava dicendo che anche grazie all'esperienza fatta fuori, fatta a Londra, ha imparato come guardare gli altri e pensare a un abito per altri. Cioè, a cucirlo addosso alle persone, che è un po' anche la tua cifra, cioè tu fai su misura. Sì. E che sì, cosa, esatto, guardi nella persona? Sara, che è invadente, diceva a me, ma parliamo di Sara. Cioè, quando vedi qualcuno, da quale cosa analizzi? Ispiri? I colori, secondo il me, sorriso? No, secondo me fare abiti comunque prescinde dall'estetica di una persona, perché l'abito, ci sono abiti che ti coprono, ma ci sono abiti che ti vestono. E secondo me si deve sempre capire anche il carattere e l'interiorità di qualcuno. E io sono rock. Scherzo. Beh, però comunque quindi... la forma, le forme del corpo. A lei basta che metti una mela, certo, avvelenata. Dipende dal corpo, si cercano le soluzioni migliori, però ogni abito ha una forza in sé, cioè comunque secondo me gli abiti ti devono coprire. Secondo te magrezza, bellezza e certe taglie sono un format superato, o è comunque una necessità della moda esprimersi per un corpo standard? Ma allora, secondo me il fatto ovviamente di avere un corpo standard, esempio taglia 38, è una cosa che è impensabile nel 2020, cioè ognuno deve avere i propri vestiti e si deve sentire sempre
A proprio agio, anche se sei una taglia 46. Credo che comunque dover sentirsi rientrare in un canone prestabilito dalla società è molto sbagliato e può fare danno psicologicamente a una persona. Quindi il lavoro di un designer non è dire ok, se vuoi il mio abito devi dimagrire, è dire ok, io come ti posso aiutare, come ti posso far sentire più forte, più bella, più potente come donna. Beh, di bello. Potente, mi piace un sacco. Mi piace la nuova mentalità, Nel questa senso concettuale filosofia del nuova. termine. Sì, Sì, sì. perché è vero, un abito ti dà Questo fiducia, ti dà è molto sicurezza. importante, è importantissimo. Cioè, negli anni 90 magari c'era il concetto, tutta l'estetica di Kate Moss, dove erano tutte magre, un po' ammaciate, e tutti dovevano seguire quello standard, ma oggi nel 2020 deve essere una cosa completamente abolita. Ognuno è com'è e deve essere libero di sentirsi a proprio agio nella propria pelle. È una curiosità, il tuo colore è un colore che proprio fino ad ora non hai usato e dubiti che userai mai. Il mio colore? Sì. Un abito di Bianca Luisi è? Insomma, bianco, qual è il tuo colore? Quello tuo, che ti appartiene, Quello che ti rappresenta. Sì, sicuramente sono il bianco e il nero, e poi io cerco di utilizzare sempre una varietà di colori molto vasta. Però sì, sicuramente il bianco è il mio È uno colore che ti fa proprio principale. antipatia? No, in realtà non. Ah, Lo l'arancione è sapevo, non lo veramente sentivo brutto. l'arancione. L'arancione È è difficile come energia. colore. Sì, però è Sì. difficile. Sì, Lo più so, su lo di so, me lo so. sbatte tanto. Anche su di me. Anche ho un bell'abito arancione, ma non lo uso mai. E invece, come ispirazione, dico a parte la zia, ma hai i tuoi punti di riferimento nazionali, internazionali? Mondiali. Ma l'ispirazione io comunque la prendo dall'affetto e dalle storie tramandate dei miei cari, che poi si traslano in storie che cerco di raccontare. Non è, cioè, ovviamente i miei brand preferiti sono Chanel, Saint Laurent, però cerco sempre di trovare degli spunti di ispirazione molto privati e intimi per poter cercare di fare il mio lavoro al meglio, traslandolo in una storia, in una estetica particolare. Bene. Come ti immagini tra 10 anni e ti salutiamo? Ansia. Vedremo. Vedremo, non lo so. Alla saggezza, a 22 anni, alla saggezza delle nonne. No, vabbè, adoro. E quindi le pagine social invece? Dove ti possiamo trovare? Sul mio profilo Instagram, Nome e cognome? no, Codice no, fiscale? Alice B, e niente, su Facebook, Bianca Loisi, sono io. Ma su Facebook secondo te è troppo da boomer o ancora si può frequentare? Come non si Facebook è troppo da è. boomer, da anziani o si può frequentare? Senso. Ah no, io non ci sto molto in realtà. Però sì, è un po' da anziani. Bocca della verità. Ciao Bianca, grazie per essere Bianca, stata con noi. complimenti, complimenti a tutta la Grazie famiglia, mille. il vostro baluardo, perché io dal 2012 che ho seguito la rubrica moda del Giornale Sicilia, che purtroppo per il Covid non c'è più, è caduta. E quindi mi ricordo di voi, ho scritto forse proprio all'inizio, il fatto che persiste, che continua a sfornare talenti, tra cui uno homemade in tutti i sensi, Sì. è bello e consola, nel senso che c'è nel sud Italia un punto di riferimento che può partorire talenti internazionali della moda e noi ne siamo contenti. Come te, Bianca, grazie per essere stati con Grazie. noi. Buon weekend, Grazie. buon tutto. Salutaci Catania. A tra poco con la seconda ora di Glitter People, sempre qui su Radio In, insieme fino alle 13, notiziario. Le news di Radio In.
Ben trovati dalla redazione. Maria Ressa e Dmitry Muratov sono i vincitori del Nobel per la pace 2021. I due giornalisti sono stati insigniti per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per una pace duratura. Un giornalismo libero, indipendente e basato sui fatti è una protezione contro l'abuso di potere, le falsità e la propaganda di guerra, si legge nella motivazione. Emergenza sanitaria rimane stabile, l'indice RT in Italia fissato nell'ultimo settimana di rilevazione a 0,83, identico a quello della settimana precedente. Continua invece il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per 100.000 abitanti contro i 37 di 7 giorni fa. È quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio settimanale in corso questa mattina. Intanto il Consiglio dei Ministri ha deciso piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, 75% per gli stadi e 50% per le discoteche, superando dunque le indicazioni del CTS. Oggi anche l'ufficializzazione del ritorno in zona bianca, a partire da domani, della Sicilia. Pandemia, clima e integrazione sono questi i temi al centro dell'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aperto l'evento Incontri con l'Africa. Europa e Africa devono fare di più sui migranti, ha detto il Capo dello Stato, e sul clima bisogna agire subito, senza distrarsi, perché non c'è sfida più grande per l'umanità. E ancora, l'Africa ha avuto solo il 2% dei vaccini, specifica Mattarella. C'è un problema di equa distribuzione che va risolto subito. La Polonia dà un altro colpo alla base della convivenza nell'Unione Europea dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato che alcuni articoli dei trattati sono incompatibili con la Costituzione dello Stato polacco e che le istituzioni comunitarie agiscono oltre l'ambito delle loro competenze. Rovesciando il concetto, insomma, il diritto nazionale non può essere sottoposto a quello comunitario. Una pronuncia che potrebbe non solo allontanare i fondi del recovery destinati al paese dell'Europa centrale, ma che per qualcuno potrebbe rappresentare un passo verso una polexit. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e l'integrità territoriale, lo fa sapere Pechino dopo la notizia di Marines statunitensi presenti da un anno a Taiwan per addestrare in segreto le truppe locali. Per il Ministero degli Esteri cinese, gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere l'elevata sensibilità della questione Taiwan, attenersi al principio dell'unica Cina, interrompere la vendita di armi all'isola e i contatti militari. L'Eurovision 2022 si terrà a Torino e sarà condotto da Mika. Dopo mesi di attesa, la RAI ha infatti deciso il contest canora europeo destinato a svolgersi in Italia dopo la vittoria dei Maneskin all'edizione di quest'anno di Rotterdam. Si terrà dunque sotto la mole. La città è stata preferita a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro, che avevano avanzato la propria candidatura, insieme a Roma, Genova, Alessandria, Sanremo, Acireale e Palazzolo Acreide, escluse già in una prima selezione. Era stata l'ormai ex sindaca Chiara Appendino a candidare il capoluogo torinese, proponendo come location il Palalpi Tour. È tutto, a più tardi. Ci siamo, come stiamo? Siamo da cuffie o senza cuffie? Io adoro il frame di oggi. Tu antipatica quanto basta per essere abbastanza bella. Ma che sei odiosa! È la verità. E tu sensuale, tutta con la bocchina a cucciolina. Io sensuale, sì, ma un po' storta, diciamo un po' così ero, vabbè.
Comunque, un frame decente rispetto agli altri. Tipo lunedì la puntata è iniziata così per me. Ma siamo online, amico mio. Certo, io ormai non dico più niente, non penso neanche. Ma restiamo nel campo della moda con le nostre glitter news. Dov'è il nostro regista? Andiamo a un party siamo che è nell'home page di Glitter. Vogue di Palermo. Black and Neon. Yellow, parti per i 30 anni dello stilista Salvatore Martorano. Anche lui è un talento che ho potuto conoscere nei tanti anni passati al Giornale Sicilia nella rubrica moda. A parte che è un figo da morire, che si spara certe foto sia su Facebook che su Instagram. Adoro. Che veramente ti confonde mentre stai lavorando. Tu pensa, tra le prime esperienze, abiti di carta. Loro utilizzavano solo carta modello con... Io mi ricordo le indossate, mi sentivo veramente... E poi arrivano a Milano. Tra Milano e Firenze, stiamo vedendo le foto che poi si trovano anche nella gallery che c'è sull'articolo di Glitter, assieme a Simone Bartolotta, e lui ha scelto, stiamo entrando su Riccardo, fantastica, 6 minuti dopo le 12, venerdì 8 ottobre, this is Glitter People. E in attesa di iniziare la seconda parte del salotto della nostra trasmissione, noi chiacchieriamo, andiamo a sfogliare un po' con le pagine di Glitter Sicilia, che è ritornata con gli eventi, con i compleanni che ci chiedevano in tanti, e quindi siamo tornati a raccontare la Sicilia che si diverte, a maggior ragione dopo un periodo di solitudine. Va bene tutto, vanno bene pure le comunioni di quando eravamo felici e non avevamo le mascherine e non c'erano le distanze di sicurezza. E tornando alla moda e ai giovani talenti, uno che è sulle pagine di Glitter in questi giorni è Salvatore Martorana, un giovanissimo, insomma neotrentenne stilista che già è a livelli nazionali, che è partito dalla sua Termini, se non sbaglio, e ha scelto di rientrare in Sicilia per festeggiare i suoi 30 anni. Lui passa, diciamo, le sue giornate lavorative tra Milano e Firenze, e i 30 anni li ha festeggiati a Castel d'Accia al 113 Caffè. È una bellissima festa, Sara, mi è piaciuta, ho chiesto di pubblicarla perché ha scelto, pur essendo una festa intima perché chiaro, per ora non puoi esagerare, ci spaventiamo tutti delle multe. Giriamo sì, tutti con la mascherina non sapendo se ci faranno pagare 400 euro di multa. E insomma, ha scelto questo tema prevalente, sì, che con colori brillanti in tutti i dettagli, black e in neon yellow, che sarebbe il giallo, sì, lime, in realtà sembra quasi è un giallo lime evidenziatore, esatto, praticamente. E l'ha scelto non solo nelle coreografie ma anche nella torta, che era tutta nera con soltanto una spaccatura fatta apposta di crema gialla, che poi era una crema gialla quasi acida sembrava, e poi nelle decorazioni, perché riprende anche la sua collezione moda, sì è vero, mi troviamo, è piaciuto tutto molto sulle loro pagine, mi sono piaciute le sue parole che trovate su Glitter, noi su Facebook, per chi ci vuole venire a rivedere, la trasmissione è sempre in onda, è sempre online anche dopo la diretta, e ci sono alcune immagini, ma trovate anche su internet. E di strada ne hanno fatta, mi ricordo appunto dagli abiti di carta agli abiti di oggi, che sono una collection, una capsule collection veramente esclusiva, e che è arrivata a Milano ma sta facendo un po' il giro per il mondo pian sì, piano. Sì, sono molto bravi, io li ho anche accompagnati da Gigante a Termini Imerese, che è un, insomma, uno dei negozi più sofisticati che si trovano fuori Palermo, e loro hanno presentato una loro capsule un paio d'anni fa, penso. E torniamo all'home page che vede come secondo articolo, che carino quanto mi è piaciuto scrivere, dei 18 anni, ma che bella la gioventù di Pier Giorgio Mattarella. E ne parliamo dopo la pubblicità. Sì, sì, è lui, Mattarella. 120 secondi, a tra poco. I consigli di Radio In. Emozionante, dissoluto, tutto questo la grande mostra Van Gogh Multimedia in France a Palermo dal 25 settembre. Van Gogh ricorda Dante Alighieri in una mostra straordinaria che Palermo ospita al Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Van Gogh, per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta del genio olandese attraverso le sue opere. Palermo, Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Visita la grande mostra dedicata a Vincent Van Gogh. Acquista il tuo biglietto su www.etes.it in collaborazione con Shamrock Caffè e Di Fetta in Fetta.
eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Bordo si fa in due! Ora anche nella nuova sede di Via Isidoro La Lumia 73-75 con pizze e hamburger 10 e lode. Ordinando online dall'app o su bordopalermo.it andrete sul sicuro, perché Bordo garantisce un servizio veloce ed eccellente. E utilizzando il codice promo BORDO10 avrete lo sconto del 10%. E come dice Bordo e confermiamo noi, le pizze verranno mangiate fino all'ultimo bordo! È cominciata la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. 26 spettacoli, eventi speciali, teatro per ragazzi. Un cartellone ricco di eventi, di grandi autori e di straordinari interpreti. Irina Bruck, Emma Dante, Sebastiano Lomonaco, Franco Scaldati, Mario Incudine, Alessandro Gassman, Alessio Vassallo, Andrea Camilleri, Renato Carpentieri, Roberto Andò, Manuela Mandracchia, Paola Gassman, Ugo Pagliai, Francesco Scimeni, Eugenio Barba, Maria Pagliai, Galatea Ranzi, Monio Vadia e tanti altri. Vieni a trovarci in teatro tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 19. Oppure vai su teatrobiondo.it per scaricare la brochure e scegliere la formula di abbonamento che preferisci. Radio In. La voce della tua città. Facebook! Siamo tornate in attesa del prossimo ospite, che in realtà copre tutta la seconda ora, ed è un super ospite di cui, cioè super perché? Perché gli argomenti sono tanti, dalla moda prima, allo stile, alla storia, devo dire anche la tradizione familiare, poi con... No, noi parliamo con Martino Locascio. Esatto, nella con Martino di, appunto, di cosa parliamo, la tematica intanto volevo intanto ricordare. Intanto parliamo della sua... ultima mostra che chiude il 17 ottobre al centro di fotografia di Letizia Battaglia, ai cantieri culturali alla Zisa, una mostra che parla di una passeggiata fatta in Africa nel lungomare e parla di scarti che diventano arte. Poi del suo corto che ha vinto il premio del pubblico palermitano a Sorsi Corti. Abbiamo anche dei trailer, ma stavamo tornando un po' a chiacchierare, così andiamo a esplorare Glitter Sicilia, la rivista da cui nasce questo nostro doppio appuntamento. Ma di chi è? Hello People, Glitter People. Scusami, di chi è? Una simpatica, non come te. E quindi andavamo... Abbiamo 22 altre domande. Abbiamo visto la prima slide che parla del Salvatore Marturano, un altro stilista, i 30 anni fatti tutti con le luci al neon, quindi con questo giallo e il black molto elegante. I 30 evidenziati, possiamo dire, molto fashion, 30 in evidenza. Poi invece c'è un 18esimo, una cosa così carina, perché a parte che sono bellissimi i giovani, e poi lui è Pier Giorgio Mattarella, nipote del nostro Presidente della Repubblica, la mamma è una cara amica, Daniela Lanza, ho visto queste foto tenerissime. Già il nome Pier Giorgio è elegante. E lui fa il doppio compleanno, perché facendo gli anni d'estate, dove vivono a Mondello, nella bellissima villa, insomma, si vive la sua Sicilia, poi vivendo a Roma fa una replica, l'ha fatta sul fiume Tevere. Mi è piaciuta anche questa location, che era molto carina, a parte noi dove eravamo? Le ragazzine tutte ventenni da fare paura, cioè diciottenni da fare paura. Infatti, ventenni ancora in un occhio. Io mi ricordo quando l'impegno erano le feste per i 18 anni. Ovvio. E il vestito, tutte le energie sul vestito, sulla location, il fotografo e come lo faccio a tema. Ancora ci sono queste usanze, ovviamente, anzi, spero che, cioè, che è arrivato ai pre-diciottesimi, ovviamente in determinate zone della... No, paesi i diciottesimi in un certo, per l'Italia in certo del Sud. Modo non si possono sentire, non si possono nominare, perché... No, però quelli glitter, quelli sciccosi... Le feste dei 18 anni invece sono il massimo, proprio il massimo, dove l'eleganza... Ci sono donne che non hanno più occasioni forse per mettere certi abiti, a meno che non vivi proprio high society, perché anche nel quotidiano, cioè è raro. L'importante è non farli invecchiare, che poi fanno puzza e vengono fuori le macchie, quindi dobbiamo farli. Gli abiti li colleziono tutti, non cerco di tenerli... Lo so, però a un certo punto bisogna mettere quel tacco, bisogna mettere quel vestito, sentirsi belle. Poi hanno riaperto i teatri al 100%, capienza al 100%, le discoteche al momento al 35%, quindi abbiamo dei motivi in più per uscire. Ecco, forse giusto alla prima del massimo si continua a mantenere una certa eleganza, che però si è persa in tanti altri eventi. Io vedo anche eventi esclusivi dove si vede il jeans, si vede il pantalone, magari con la camicia di seta aperta, però...
Vabbè, vabbè, sogni di una che non è voluta mai crescere, che forse torto non ne aveva. Invece è una passione per le spille d'epoca che sto cercando, che ancora non trovo. O comunque, devo valutare bene il prezzo perché... Da Marzia. Marzia ma di Creazioni, l'amica mia, che è una spille appassionata vintage, di spille. Spille effetto vintage. Vintage. E Marzia ha fatto il look. Ed è un altro articolo che ho letto su Glitter. Adesso ne parliamo perché mancano 30 secondi. Il nostro ospite Martino quando arriva? Ah, è un quarto, quindi dovrebbe essere qui tra un poco. It's raining. No, non credo. It's oggi raining, no. Pioveva fino a pochi secondi fa. Speriamo che quando io sarò fuori da questo studio in moto non mi bagni. Altrimenti in moto con l'ombrella. Oddio. Con la Vespa. Basta che non scivolo. Vespe truccate anni 60. No, truccata c'è soltanto la conduttrice della Vespa in questo momento. Ecco. E stavamo è parlando taccata, direi. Stavamo parlando di glitter, degli articoli, delle glitter news. Stavolta proprio glitter, non solo perché sono le news popolari, ma perché vengono dal giornale che racconta, è tornata a raccontare gli eventi, i compleanni, gli anniversari, i matrimoni che ci piacciono tantissimo. Anche i diciottesimi. Diciottesimi nel senso figo del termine, non sicuramente di quelli del borgo che fanno i filmini, quelli tipo matrimonio, da boss delle cerimonie, 18 anni molto carini sul fiume Tevere per il nipote del Presidente della Repubblica, Pier Giorgio Mattarella, un bel ambiente, una bella atmosfera, vi invito a sfogliarlo. Parlavamo di spille antiche, io ti dico che è la mia amica Marzia che ha rinnovato il look al suo locale, ma perché meritava un articolo, non solo perché è amica mia, ma perché Marzia alla fine si è trasformata durante il Covid in un personaggio social, perché è diventata la regina dei video, sì, perché esatto. Lei in ogni momento fa video, condivide storie, ma storie proprio sue personali, presenta gli articoli, ti fa sentire a casa. La seguo, sì. E quindi è piacevole. Ciao Marzia. L'altra volta passava una bambina davanti al negozio e diceva: oh, mamma, questa è quella signora che fa i video su YouTube. E insomma, Marzia è divertente, è un personaggio che a Palermo ci voleva e mi piace seguirla, e quindi questo nostro omaggio al suo piccolo negozio che è da Via Leopardi, però raduna tante amiche. E quindi su Glitter c'è Marzia, la regina dei video social, rifà il look al suo Madì. Poi ancora scorrendo la nostra home page, tornato indietro, doppio compleanno Marzia, Aldo Coppola, un altro bel marchio palermitano che è anche un'altra bella storia economica, perché durante il Covid sono riusciti a investire in Via Libertà a Palermo, e non è semplice, e a portare questo marchio importante che era andato via dal capoluogo. E Valentina Sciarratta, che saluto, ha voluto fare questa sfida, che ha vinto, compie un anno, e gli abbiamo dedicato la nostra copertina. Poi festa di nozze, un altro articolo che è andato benissimo, che è stato molto seguito, sono le nozze di Isabella Napoli, una collega, una cara amica che ha scelto di sposarsi. La parte civile è stata fatta alla fonderia, poi però si è sposata sotto gli alberi secolari del giardino botanico di Palermo, insomma. Bello, una cosa semplice ma una cosa di cuore, perché quando tu decidi di sposarti non più ventenne, lo fai perché proprio ci tieni, e perché deve essere una cosa importante. Di 20, anzi 25. E questo è stato un colpaccio, perché loro sono favolosi, loro sono molto amati, sia perché sono simpatici e sono molto considerati a Palermo, ben assortiti, i 25 anni degli Alias, anche il nome del loro locale, questa scommessa che hanno messo insieme. Alla fine lui si occupava di olio e lei era wedding planner e anche cake designer. Questo locale delizioso dove in tanti si ritrovano, questi 25 anni fatti in maniera commovente, perché poi non sono dei 50, cioè sono delle persone che si sono sposate a 17 e 21 anni. Mamma mia, io uscivo con Roberto quando eravamo piccoli ed era veramente un pericolo. Mamma mia. Poi è uscito con Eva, improvvisamente è diventato niente, un santo, matrimonio, famiglia, è dura con tanto amore dopo 25 Bello, anni, bellissimo. A parte tutti gli accorgimenti che hanno tenuto per il loro matrimonio, perché essendo del mestiere l'hanno fatto nella villa di Mondè, insomma, belle foto, bella gente. Foto da spogliare all'interno di Glitter come ci piace. E l'ultimo articolo di copertina è dedicato a un altro compleanno favoloso, Cettina Cosentino, 50 anni, 50 candeline e un paracadute, questo regalo davvero originale fatto dal
al marito un volo nel centro di paracadute di Ragusa, mi pare che fosse. Bellissimo. Ci vuole coraggio. Guardate le foto, cliccatevi su glittersicilia.it. A tra poco con il prossimo ospite, lui che è già in studio, Martino Locascio. Ai, che l'avevi messa, e meno male che hai fatto il return to intro. E poi, ah, guarda. Le foto chi te le passa in questo caso per metterle nell'articolo? Loro. Ah, ok. Loro, quasi sempre ci sono fotografi. Dice Tina Cosentino, anche la location è particolare perché è la Torre Doria di Scopello. Io non la conoscevo, bella. Molto bella, nuova, esclusiva. Quando ci sono location nuove, anche questo è andato bene, però è un articolo diciamo ormai passato, perché è stata la presentazione del libro di Marina, sì, ricordo, Di Guardo, ma la mamma almeno di tre Chiara settimane Ferragni, fa forse. È settato il microfono, così facciamo accomodare il nostro ospite. Perfetto, allora io mi sposto un po' più, mi faccio quella. Non al centro lui, che è uomo. Sì. L'uomo tra le donne, solo per Martino. Questo. Sta per arrivare il nostro ospite, si sta per sudare e noi tra poco l'ultima mezz'ora di Glitter People non in questo venerdì. No, perché c'era una dei due che scende. Ma c'è una giornata uggiosa di Lucio Battisti? Una Si viaggiare c'è. Trovamela, ti prego, che c'è sicuro. Archivia. Lei si sta esercitando. Bastasa. Ho capito, lo devo un po' accorciare. Deve, no? Si sta esercitando. Cioè... Oh, signore mio, ho capito! E vai, ti do una taccata! Siete pesanti! Posso? Avanti! Ecco. Buongiorno! Ma qui c'è un po' di freschezza. Sì, a noi ci piace fredda. A noi, vabbè. Tutto ciò è fuori, cioè, non stanno per ora. No, siamo io ti consiglio, siamo collegati, ti consiglio di abbassarti le maniche. Sì, questo no, lo farò in diretta. Sta entrando in punta di piedi come le ballerine di danza classica. Sì, ma è giusto. Per me così, è, no? È impensabile piano piano. Il concetto di sudare. È una cosa che è una cosa non è nobile. No. E quindi io preferisco morire. Bene, io ti devo dire, cioè, siamo sempre, non siamo sempre. No, sempre. Ditemi, no. Siamo lì, guarda, cioè, siamo quelli. No, ma non è vero, siamo quelli, sì. No, comunque c'è però la musica, sì, non mi prendete in giro. Sì, per un minuto. Ma tu non sei social? Mandiamo le foto? Niente. Ma tu social. Proprio. Mandiamo le dai, foto. Dai, foto. Scusate, cioè adesso per esempio sui social ci stanno guardando, sì, e ci stanno seguendo, sì, mentre alla radio sentono la musica. Ma sentono le nostre voci e le foto? Ah, ok. Quindi tutto quello che stiamo dicendo... Commentiamo. Tutto registrato. Io stavo per andare oltre. Io stavo per... Commentiamo con calma. Stavo per esagerare. Noi ti abbiamo già presentato, abbiamo parlato di Sorsi Corti, abbiamo parlato della tua mostra che si chiude ora il 17 ottobre, è stata prolungata, sempre la chiusura è confermata. Per il momento 17 ottobre. E lei ha i cantieri culturali, esatto, allo spazio di Letizia Battaglia. Adoro. Sì, Centro Internazionale di Fotografia. Ma la domanda che io mi pongo da quando ho studiato le tue foto, la tua bio, ma con tutta la munnizia che abbiamo qua, ma che bisogno c'era di andartela a cercare in Africa? Non so, devo rispondere? Sì, cioè, rispondo? La domanda sorge spontanea, ma hai 10 secondi per pensarci perché entriamo direttamente in radio. Cuffie. Ok. E devi rifare la domanda o? Sì, te la rifaccio. Don't look any further. Rifacciamo questa domanda all'ospite di questa seconda parte inoltrata di Glitter People, 12:24 in compagnia di Martino Locascio. Mi vuole uccidere perché io avevo già fatto una domanda dietro le quinte e ho detto te la rifaccio, è uscito solo te la rifaccio. Mirko, ma tu lasciali sognare, ma che chissà che può essere te la rifaccio. Il bello della diretta. Martino, buongiorno. Buongiorno. Martino Locascio, che era felicissimo di venire. Super felice, lo sono ancora adesso di più. Adesso è proprio frizzato, date le alte basse temperature. Mi potevate dire di venire col cappottino. Abbassa le maniche, te lo consiglio. Lei insomma si sente all'interno dell'igloo. Acquario ghiacciato. Eppure c'era un locale che è aperto a Palermo, ha chiuso 6 settimane dopo. Sì, forse ci sarà un motivo. Io non ci sono a Palermo mai. Non vanno bene queste temperature. Sì, c'era questa moda. Ricordo, di fare i locali ghiacciati. Ma come finì? Sei sciolto. Freeze.
Insomma, Martino Locascio, e io ne ho approfittato per fare la mia solita domanda intelligente, presente quelle di cultura che certo. Tu ci pensi, perché lui che fa mille cose, però fotografo non lo era, però adesso ha una sua mostra fotografica che ha un senso, perché comunque concettuale, perché lui dice: io l'ho fatta col telefonino, ma le foto sono lì non per la perfezione estetica, armonica, ma per il loro significato. E queste sono frutto di una passeggiata in un lungomare e parlano degli scarti. In sostanza, Munnizza, io gli ho detto: ma con tutta quella che ci avevamo qua a Palermo, che bisogno avevi di andartene in Nord Africa a farle? Allora, prima di rispondere, se mi permetti, voglio dire un paio di cose che riguardano me come persona. Perfetto, dille più vicino. Perché venendo qui, io il mio cuore si è aperto, adesso mi si apre ancora di più con voi, però mi si è aperto perché la mia anima aleggia sempre da queste parti. Io non sapevo che dovevo venire da queste parti. La mia scuola è il liceo Einstein. I nostri vicini. È veramente, è stato un... Anche il nostro amico. Colpo. Sono nato a 100 metri da qui, proprio nato, perché sono nato in via Catania 35, no. Al settimo piano. No. Tutti i miei primi amori, i primi studi, l'ho fatto tutto qui, compreso anche mio fratello, di cui mi chiederete, io già so che qualcosa me la chiederete, compreso lui, era sempre in questa zona, sempre in quest'area qua. Veramente vi posso assicurare che la mia anima è qua. E quando ho ricordato, venendo qui, cioè che Radio In per me era una cosa straordinaria quando nacque. 1976. Esatto, io da subito, perché io avevo già 10 anni, però non fate finta che non avete sentito. No, non dobbiamo qui calcolare. No, questo è una, l'ho detto così per sbaglio. E Radio In, mi ricordo che era, se non mi ricordo male, era in via Giacomo Cusmano. Quindi io camminavo e cercavo sempre di capire dove stava Radio In, perché io ero innamorato delle radio libere. Voi non potete immaginare, e oggi, credo, che cosa significa. Ora siamo in un attico che domina tutta questa zona. Essere a Radio In dopo 40 anni io non ci avrei mai potuto pensare. Però sai, quello che tu dici, un po', io lo chiedo sempre ai nostri ospiti, chissà se tutti capiscono quello che voglio dire. Io chiedo sempre: qual è la tua città? Perché il fatto, le zone che sentiamo nostre, che sentiamo che ci appartengono, ci caratterizzano molto. Assolutamente. Allora, ti potrei rispondere con un proverbio africano che dice che la mia patria è la mia lingua. Quindi, diciamo, sposto un poco il punto. Però per me questa città, io ci sono rimasto perché volevo restarci, con tutte le contraddizioni, i casini, le ambivalenze, i problemi. Però è una città che sempre mi affascina, sempre mi prende, è magmatica, ha un suo vulcano interiore, non la prendi mai, non la acchiappi mai. Tu pensi di averla capita, non hai capito niente. Ed è sempre così, in continuazione. Mi fai gli sgambetti, ma poi ti accoglie. Sì. Sara, ma noi dobbiamo stare attenti perché lui è psicologo. Aiuto. Sì, ma anche io devo stare attento. No, in realtà ci potrebbe anche dare una mano. Dare una mano, sì. Noi quando ci sono persone, diciamo, bravi, sai quello, il classico quello bravo, fatti vedere da quelli bravi, noi cerchiamo sempre aiuto. Di scappare o di... No, di farci analizzare. Di sciogliere i nostri nodi. Ne possiamo parlare subito dopo, ragazzi. Direi anche pubblicità, quindi 120 secondi per la pausa e poi torniamo da voi. Io sono qui per il benessere. Di Radio In. www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Notiziamo insieme a Filippo Virzì, Marianna Costantino, Fabio Gigante, Maria Concetta Moscato, Francesca Paola Quartararo, Isabella Cacciatore, Roberto Di Maria, Caterina Guercio, Ludovico Gippetto. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert è il periodo dei grandi affari, con sconti su tutti i reparti e fino al 10 ottobre consegna gratuita sui grandi elettrodomestici. Gli esperti vi aspettano in via Generale Di Maria 83A, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, dal lunedì alla domenica. Per maggiori informazioni consultate expertcascino.com e non dimenticate che chi prima arriva meglio sceglie.
Emozionante, dissoluto. Tutto questo, la grande mostra Van Gogh Multimedia in France a Palermo dal 25 settembre. Van Gogh ricorda Dante Alighieri in una mostra straordinaria che Palermo ospita al Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Van Gogh, per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta del genio olandese attraverso le sue opere. Palermo, Palazzo Bonocore dal 25 settembre. Visita la grande mostra dedicata a Vincent Van Gogh. Acquista il tuo biglietto su www.etes.it in collaborazione con Shamrock Caffè e Di Fetta in Fetta. È cominciata la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo. 26 spettacoli, eventi speciali, teatro per ragazzi. Un cartellone ricco di eventi, di grandi autori e di straordinari interpreti. Irina Bruck, Emma Dante, Sebastiano Lomonaco, Franco Scaldati, Mario Incudine, Alessandro Gassman, Alessio Vassallo, Andrea Camilleri, Renato Carpentieri, Roberto Andò, Manuela Mandracchia, Paola Gassman, Ugo Pagliai, Francesco Scimeni, Eugenio Barba, Maria Pagliai, Galatea Ranzi, Monio Vadia e tanti altri. Vieni a trovarci in teatro tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 19, oppure vai su teatrobiondo.it per scaricare la brochure e scegliere la formula di abbonamento che preferisci. I colori dell'autunno? Quelli della cucina romana, rosso amatriciana, giallo carbonara, er bianco della cacio e pepe. E poi i colori dei nostri speciali burger romani, er carbonaro, er grigio, l'amatriciano. Che vuoi fa? Te li vuoi perdere? Ti aspettiamo con il meglio della cucina romana nel Salotto di Palermo, in via Principe di Belmonte e in piazza Giovanni Paolo II nei pressi dello stadio. E dai, godemosela sta vita! Per comprare o affittare un immobile, affidati al gruppo Tecnocasa, la più grande rete immobiliare in Europa. A Palermo e provincia con oltre 80 agenzie. Tecnocasa, Tecnorete e Chiron, per un mutuo, un finanziamento o una polizza assicurativa, potranno affiancarti con i loro consulenti immobiliari e creditizi, offrendoti tutta l'esperienza trentennale del gruppo. Gruppo Tecnocasa, la tranquillità di fare centro. Radio In. La voce della tua città. Sara, ce la siamo giocata e noi stavamo chiacchierando del fatto che noi dovevamo parlare di ghosting, ma la nostra ospite ha avuto un problema poco fantasma e molto reale e quindi è un argomento che abbiamo rimandato, però il nostro ospite, pur essendo qui nella sua qualità di artista, ecco, grazie, quella pure, che preferisco, c'è pure quella che è psicologo e quindi sai, quando uno c'è il medico a casa gli chiede che cos'è questa pustola, la no, tecnica, ma... la pratica e la tecnica. Sì, ma sai cosa che è stupendo veramente alla radio, sto scoprendo anche questa cosa, che tu parli di una cosa, a un certo punto ti interrompi perché c'è pubblicità, cose varie, poi sì, prendi un altro argomento, poi ritorni a quell'altro argomento, quindi è bellissimo questo obbligarsi a questi salti. La cosa è anche il venerdì, perché comunque con me, con Milvia, cioè che parli una cosa. Ma ci sono storie di ospiti che sono rimasti al centro mentre le due litigavamo e parlavamo dei fatti nostri. Comunque vabbè, io mi faccio la crostata di mele avvelenate. Sì, infatti, io da te proprio le mele. Lei è bianca neve perfida, sa? E lei la strega cattiva. Ma io non sono coerente. Ma io vi direi, ecco, la psicologo, lei bianca neve, no, vi direi questo, vi direi questo, immagini fate se bianca neve giorno... avesse avuto uno psicologo comunque. non avremmo letto la favola, secondo me non saremmo arrivati a leggere la favola, perché lei è anche i nani, no. nani. No, comunque voi due dovreste fare che un giorno invertite i ruoli, fate questo gioco, fate questo piccolo gioco in cui uno è la strega cattiva e cambia. Domani. Così faccio Sara Priola. Buongiorno a tutti, sono Sara Priola. Buongiorno a tutti, sono Emilia Verna. Vabbè, io sono sempre Martino Locascio, scusatemi. Ghosting, cioè, sì, chiedo scusa. Tu sei una che scappa, una che... Ma che scappo? Io non scappo, io ti... No, scherzo. Io devo dire no, perché fuggire? Cioè, se... fuggo se non mi interessa più. Indifferenza se non mi interessa. Ma volevo rispondere alle scorie che mi hai chiesto. Ma volevo proprio rispondere. A proposito di... Allora, no. Questa domanda mi è stata già fatta una volta, spiego. Innanzitutto a me è venuto di farle quelle foto in quel punto là, in quel luogo là, in quel giorno. Ero in Togo e in Benin, quindi due nazioni africane. Dietro l'angolo praticamente. Che se chiedo dove sono, quasi nessuno sa dire dove sono. Non sono in Nord Africa. Beh, sicuramente sono Togo. Sono Togi. Nell'Africa subsahariana. Sono nell'Africa subsahariana. Abbiamo foto. Ma io ero distratta. Le facciamo rivedere per chi si fosse collegato adesso.
Belle. Allora, no, questo fa parte di Effata Road, che è un altro documentario. Okay. Questo documentario, allora, facciamo... questo è, quello è da Domenico Pellegrino con un ragazzo migrante. Ah, questa è stata fatta sempre in Togo e questa l'ha, ha fatto un haiku, quindi una poesia per questo, Stefano Bollani. E queste di qua sono tutte fatte tra il lungomare e la zona adiacente al lungomare di Lomé, Grand Popò e Cotonou, quindi sono tre, i tre posti dove sono stati. Io Benin no, appunto. Mi sembrava la carta del Penny. c'ha diverse sfumature. Questo di qua per esempio era proprio la spiaggia di Lomé. È importante sapere perché io ero andato là. Io ero andato là per andare a capire come funzionano i rituali voodoo, come funzionano le cerimonie voodoo, che cos'è la religione voodoo. E ci vuole molto tempo, se hai tempo sì, approfondiamo, faremo una puntata sui riti voodoo. È proprio voodoo. Il titolo della mostra, sì, che chiude ora il 17 esatto, che gioca col titolo 101 storie zen, che è uno dei titoli più famosi in tutto il mondo. Per me appunto sono delle scorie che diventano come dei piccoli micromondi dove tu puoi capire non solo che stiamo avvelenando il mondo, che stiamo avvelenando la terra, però c'è una bellezza fino in fondo, cioè c'è una bellezza perfino alla fine della nostra esistenza, quando diventiamo scorie. Noi la storia siamo noi, la scoria siamo noi. Entriamo in radio con questa affermazione. Sì. Oh my god, 12:36, siamo con Martino Locascio e stiamo parlando di questa mostra e questo gioco di parole che fa molto riflettere. E facevamo una domanda, una delle mie domande tratte dal cassetto, quello di Quando mi sento furba, diceva Martino, che è autore di questa mostra sulle 101 scorie zen, che fa il verso a 101 storie zen, ma sono fotografie sostanzialmente, sì, di rifiuti, però presi nell'Africa subsahariana, e io facevo la battuta, ma con tutta quella che avevamo qui da queste parti avrei avuto sicuramente una mostra completamente diversa. A me hanno attirato quelle perché appunto mi raccontavano di un mondo che non è il mio, che non è il nostro. Nessuna di quelle scorie sicuramente fa pensare ai luoghi nostri, fa pensare magari alla stessa maleducazione, alla stessa mancanza di rispetto, che tra l'altro in Africa è veramente molto strana, perché io ho tra l'altro abitato anche in Madagascar, so più o meno come funziona. E l'amore per la madre terra è sicuramente, e l'amore per la natura, il rapporto con la natura è molto più forte in queste zone. Il fatto che anche lì inizi a esserci questo tipo di modalità è molto preoccupante, significa che anche loro tra virgolette stanno perdendo un po' l'anima, e diciamo ciascuno di noi si deve prendere un pezzo di responsabilità. Siamo andati prima noi, diciamo, a colonizzarli, siamo andati prima noi a sfasciare quello che era un ecosistema anche religioso, perché loro per esempio stanno lottando affinché la religione voodoo possa mantenersi. Per noi il voodoo è stato sempre quello della bambolina con lo spillone, non andiamo oltre questo. In realtà invece è una religione che ha tante caratteristiche, una delle quali è un profondo rispetto della natura, dell'ambiente, dei rapporti tra le persone. Quindi il documentario Tutto è Voodoo, che ha preso adesso il premio del pubblico a Sorsi Corti, racconta proprio questo. Io mi sono immerso in quelle cerimonie, ho tentato di capire, è molto difficile, è come se noi volessimo capire la religione cattolica leggendo due parabole dei Vangeli. In realtà ci sono i Vangeli, la Sacra Bibbia, tutto quello che è avvenuto dopo, quindi è comunque qualcosa di complicato. Quindi il voodoo non magia, cerco nera, di essere leggero, ma comunque non magia nera ma religione. Esatto, c'è esatto, tanto da sapere, ma, una puntata ma, non basta. Ma tra l'altro voodoo è una delle religioni nazionali del Benin, è l'unico posto dove è religione nazionale, quindi si capisce che quando una nazione adotta, che è la sua religione precedente, che era stata in qualche modo soggiogata da chi era andato lì, ti fa capire che non può essere qualcosa di per sé cattivo, negativo. C'è un popolo che si affida anche a questi rituali, che poi alle volte sono molto più simili alle cose che abbiamo anche noi, che quando voi vedete le edicole votive, quando vedete i sceri, quando vedete determinati tipi di preghiere, quando vedete la gente che va a farsi fare i tarocchi, cioè tutte queste cose che fanno parte della nostra vita e della nostra realtà, sono tutte diciamo la base anche di quella religione là. Ma noi ci sentiamo un po' sempre superiori, più razionali, più intelligenti. Beh, però sì, siamo abituati che la normalità siamo noi e tutto il resto è folklore, esatto, quando va bene. Esattamente, esattamente. Abbiamo la musica, sì, Viaggiare, torniamo tra poco. Ah.
E restiamo su Facebook. Sì, su Facebook. Pensavo anche che possiamo, visto che ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' un mix match delle tue due performance recenti, perché poi dicevo a Sara quando ti presentavo che ho avuto modo di sperimentare la tua pazienza, la tua gentilezza per una sfilata e poi mi sono stata tempestata da tuoi comunicati dove c'era il tuo nome, ho detto è destino che deve Rosy, a proposito della sfilata che ci diceva non vi vedo, non siete in diretta, mi ha fatto venire un infarto, no, il video c'è tranquillamente. Rosy, ma che fai, Rosy? Ma dove ci cerchi? Ecco. Mirko, vediamo il trailer. No, allora, lui. Puoi fare o Fatal Road, non lo so, quale vi interessa. Adoro. Vediamo voodoo. Quello è il voodoo. Vabbè, a proposito di... Sì, sì, anche perché così poi dico un'altra cosa. Oltre al video, ma tu com'è che sei andato a esplorare questo settore? Intanto ti faccio l'altra domanda, quella del cassetto, quella intelligente. Tu sei uno che ha scelto un lavoro vero o d'artista? Io tutte le cose che faccio mi piacciono. Per fortuna mi sento un uomo fortunatissimo per tante ragioni, una delle quali che sono riuscito a scegliere i cosa lavori fai? Che mi piacciono. Io faccio lo psicologo, mi piace moltissimo. Quindi libera professione? No, io lavoro con i ragazzi del circuito penale e faccio parte dell'azienda sanitaria. E in questo caso ovviamente prima il percorso da psicologo e poi la passione, il tempo anche per l'arte. No, diciamo che sono cominciati assieme, così vi dico, proprio qua vicino al Fiamma con mio fratello Luigi, Gigi per me. Noi ti aspettiamo. Ecco, e io ti aspetto con loro. Facciamo due non fratelli. Mi dispiace. Due fratelli in un glitter solo, non è una cosa brutta, No, ma io per me va benissimo. Ti ricordi i fratelli Piparo? Sì, Paola. Sì, è andata a finire a sciacquata di panni in pubblico. Esatto. Infatti, uno è il fratello preferito. Ma sono state anche due sorelle. Sarebbe chi erano? Così Le sorelle Pupella. Meravigliose. Vabbè, comunque, insomma, con mio fratello iniziavamo a fare delle prime cosette in strada. E contemporaneamente lui si iscrisse in medicina, io mi ero che già iscritto in strada? Psicologia. Ci mettevamo in strada ai semafori quando ancora nessuno lo faceva, ci mettevamo con chitarra, armonica, poesiole e diciamo ci divertivamo così. Guarda! La gente si fermava, era una cosa totalmente nuova. Questo prima dei 100 passi. Stiamo parlando qua tempi antidiluviani. Siccome si diceva eravamo che i 100 passi era un debutto di un neofita, invece no, lui nel sangue. È il debutto al cinema di Luigi. Il debutto al cinema dopo che aveva fatto già tantissimo teatro con i maggiori registi teatrali, quindi quello è perché arriva al grande pubblico e diventa famoso, ma prima ancora di questo ci sono i 4 anni di accademia di Gigi e prima ancora ci sono i nostri giri per l'Europa in tour facendo appunto teatro in strada e facendo teatro quindi in strada guadagnavamo musica, qualche cosina. Cos'è che facevate? Arti performative? Sì, lui suona. Facevamo un po' caciara, diciamo chiaramente. Facevamo un po' di casino. Che età stiamo parlando? 18 anni. Però 18 se poi anni. Vuoi calcolare l'età? Degli ospiti. No, ma lo trovate. Accettano volontariamente di venire, Sara. Cioè, non è che uno li picchia. Però devo dire, c'è scritto solo. Ma qualcuno ritorna poi? O? Sì, qualcuno capita. A pezzi. Dopo aver recuperato i pezzi, appunto, persi per strada. Quindi qua sentono la musica o sentono noi?
Bella, sempre bella, bellissima. Sì, viaggiare. Viaggio. Stavamo parlando di questo. Appunto, a proposito di, io la spreco adesso la domanda, la lancio adesso. Prossimi viaggi, dove hai intenzione di andare? Allora, prossimo viaggio con il mio amico Giovanni, se ce la facciamo, California dal nord al sud o dal sud al nord. Ancora non abbiamo deciso, però quello che è sicuro è che la facciamo tutta e che la facciamo tutta guidando una macchina. Ma che... è tutto culturale o posso venire pure io, ci abbronziamo, andiamo pub? Questo pub. Sarà totalmente aculturale nel senso classico, ma culturale perché quando entri nei pubetti dove c'è il jazz, dove c'è, è sicuramente sì, culturalissimo. Però, nel senso tacchi. Beh, ci proviamo, io sono uno che sperimenta, sono uno che esploriamo. Tacchi, trucchi, borse. No, questi ce li ho. No, io ho una... Vabbè, fantastico. Una storia strana. Si può psicoanalizzare, però è simpatico. Sì. In quanto simpatico posso farlo. Allora, stavamo dicendo, quindi, questa... pazzatura che diventa arte, la applichi anche nelle persone, sei uno che guarda il buono? Sì, diciamo di sì, ma nel senso che raccolgo nella mia vita, io penso a questo, che io ho fatto la mia tesi di laurea sui barboni, quindi sui senza fissa dimora, e già là quindi capisci il mio interesse per quelli che sono gli ultimi, per quelle che sono le scorie del sistema. Quelli emarginati. Quelli molto, sì, emarginati, marginali, che si autoemarginano poi, quindi questo anche tipo di figura... Anche se ho sentito una cosa bellissima, niente, va interrotto, che c'era un servizio dei Novax, una protesta, il Novax che diceva com'è che questo barbone non muore per il Covid? Perché sono vaccinato, imbecille! Questo mi è sembrato meraviglioso. Meraviglioso, io la metterei a tutte le ore, li metterei proprio. Meno male che ci sono i meme, si ride, esatto. Esatto. No, ma è successo davvero in un servizio giornalistico. Sì, no, è bene, perché ecco, però questo è proprio l'esempio giustissimo per quello che stavo per dire. Le scorie, anche le scorie umane, che noi abbiamo fatto diventare scorie, possono dirci, indicarci, avere una bellezza che noi ci sogniamo. Quando io andavo a raccogliere le loro storie, non ero io che avevo qualcosa da insegnare a loro, erano sempre loro che avevano qualcosa da insegnare a me. Persino queste scorie, se le guardi con attenzione, le scorie che ci stanno alla mostra, se le guardi con attenzione, e l'hanno fatto 35 scrittori italiani, che hanno fatto degli haiku per ognuna delle scorie, ci trovi dentro qualcosa di straordinario, trovi te. Cioè, se la guardi con attenzione, ti concentri su quella scoria, inizi a pensare, ma questa chi è che l'ha buttata? E da dove viene? Ma l'ho mai incontrato? Ma può essere che lo conosco? E perché? Che cosa è successo nella sua storia, tanto che è poi arrivato in questo momento che ha buttato quel pezzettino di... Cioè, tutto questo ti fa riavvicinare a delle cose che noi nella vita di tutti i giorni invece tralasciamo. E tralasciamo perché siamo presi dallo stress, dalla fretta, dai rapporti che non funzionano. Fermiamoci. La scoria ti obbliga a fermarti. E in California cosa cercherai? In California cercherò scorie i miei... Scorie di bikini. No, là proprio bikini. Cioè, a quel punto, una volta che uno è là, cioè, perché le scorie? Perché le scorie tolte. Questo sì. No, io là, no, non lo so, io quando parto per un posto, molto spesso lo capisco dopo perché sono partito. In questo caso, credo che mi piace l'idea di passare da estremi totalmente opposti, naturali, umani, antropologici, e poi forse perché è un viaggio della memoria, nel senso che, appunto, io citavo l'Einstein, cioè dove l'ex terzo liceo scientifico. In realtà per me, per noi, la California negli anni 70 era qualche cosa di incredibile. Cioè, sognando adesso... la California. Esatto. Cioè, sarebbe bellissimo mettere... Adesso vediamo. Intanto abbiamo la pubblicità e poi l'ultimo intervento di già! In radio, la puntata di oggi. Hai visto che volava? A tra poco. Vola. Volato. No, possiamo continuare. Radio In. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesario 18 e in viale Michelangelo 867. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com.
Ciros è il luogo storico per eccellenza, famoso per i cornetti artigianali, dove ritrovarsi per un caffè, un aperitivo, un ottimo gelato o per una semplice chiacchierata tra amici e contare sempre sull'eccellenza della qualità e dell'ospitalità. Ciros è anche una raffinata cucina, ideale per un pranzo veloce, una pericena o per le pizze o le pinze romane dai mille gusti. Prossimamente anche il sushi. Ciros è a Palermo, in via Notar Bartolo 25 e sui social. Per chi ancora non lo sa, la 12esima nota è una splendida terrazza della storia Palace Hotel, dove poter godere dall'alto di una vista mozzafiato sulla città. Ideale per un coffee break, una colazione d'affari, un cocktail, una cena o un banchetto. Scoprirete una cucina d'eccellenza, avvolti da un piacevole sottofondo musicale. La 12esima nota, per noi di Radio Inn, sarà un punto di riferimento. Venite a scoprirla anche voi alla Storia Palace Hotel in via Monte Pellegrino 62 a Palermo. Sei in conflitto col tuo cellulare? Mela Ripari saprà come farvi ritornare in perfetta armonia. Mela Ripari è assistenza tecnica specializzata su iPhone, iPad, iPod, Mac, senza trascurare smartphone, computer, console e fotocamere digitali. Mela Ripari è anche vendita di accessori, gadget e originali creazioni da regalarsi o da regalare. Vi aspettiamo nel nostro personalissimo store ecologico a Palermo in via Marconi 4A e sui social. Garantiamo il miglior prezzo e un servizio rapido. Metteteci alla prova. Radio Inn. La voce della tua città. ودي نبي لسرسة وحربعة قلتشان وحي عسرت قلتشان عسر سلستاني وابتني حتى كان يلوم برزا حتى كانت امو مالتي ساقولو مني انقلو ساقولو دنقل انقلو يني Sì, 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 amo su Facebook, allora sentivo la musica, mi confondeva. Cioè, okay. Se la voglio sentire, mi confondo. Abbiamo però visto nel frattempo un altro trailer. Bello. Che sì. Sera. Allora, il trailer di Effata Road, che è un documentario in cui prova a raccontare la migrazione in modo un po' trasversale, in modo un po' alternativo rispetto alle modalità tipiche della propaganda o al contrario di chi diciamo è contro la propaganda. Io ho raccontato la migrazione prendendo quattro personaggi famosi, li avete visti. Appunto, il sindaco Leluca Orlando, Roberto Lipari, Domenico Pellegrino, Luigi Locascio, con quattro migranti sconosciuti, anonimi, che sono arrivati anche loro, la maggior parte sui barconi, comunque in maniera abbastanza rocambolesca, e li faccio camminare in quattro zone importanti della Sicilia, cioè Lampedusa, Caltanissetta, Palermo e Trapani. Ognuno cammina, hanno camminato per chilometri, chilometri e chilometri, e io li firmo mentre loro parlano fra loro a ruota libera. Dialogavano, non avevano idea di che cosa si sarebbero detti, e questo era straordinario per me come regia e anche come autore. Cioè, qualcosa, io devo filmare qualcosa di cui non so nulla, non so che cosa succederà. Quindi loro camminavano e si raccontavano. Dopodiché, nella seconda parte, intervisto, c'è una lunga intervista a questo papà di una delle vittime della strage del 3 ottobre, dove 368 persone morirono appunto in fondo al mare davanti a Lampedusa. E lì lui racconta un poco quegli attimi tremendi. È secondo me un film è stato in diversi festival internazionali, è molto toccante, però nello stesso tempo prova a raccontare in modo diverso. 5 secondi, scusate. Ci sono anche dei momenti in cui si ride. Ci siamo, Rumors, Lizzo, Cardi B, 12:53. Stavamo ancora esplorando l'arte. Sì, eravamo persi in questo bellissimo racconto. Che sa molto di documentario, che vuole testimoniare, di Martino Locascio. E tu comunque ci metti molto, molto di concettuale, per te non è entertainment, tu è un po' un mezzo a servizio dei tuoi studi, della tua scelta di vita, di occuparti del prossimo. Sì, esatto, della mia umanità.
diciamo che ognuno, noi ci nutriamo attraverso il mangiare normalmente, e poi l'umanità nostra come la nutriamo ogni giorno? Come proviamo a dare dei semi che poi dentro di noi possano... questo è il mio modo. E tra l'altro c'è un'associazione appunto che si chiama Notte d'Oro, che si occupa proprio di utilizzare nei propri diciamo progetti l'arte, che può essere il teatro, può essere il cinema, può essere la danza, può essere la musica, come, insomma, espressioni, come espressione non, ma legata al lavoro sociale. Cioè noi abbiamo fatto tantissimi spettacoli teatrali con i migranti, con i richiedenti asilo, abbiamo fatto anche diciamo documentari, cinema, e per noi è una sorta di, è come una specie di grimaldello attraverso cui tu entri nella umanità dell'altro e nutri, fai crescere la tua, insomma è l'arte un poco il punto di riferimento in entrambi i due trailer che abbiamo visto, o perlomeno nei tuoi due progetti, questi due ultimi, c'è comunque un cameo di tuo fratello, in questo sì. È una delle quattro passeggiate con un migrante, e nell'altro un haiku, che poi sono, ricordiamolo, tre righe, la sintesi di un pensiero, di un... Sì, sì, sono tre versi, sono cinque sillabe, sette sillabe, cinque sillabe. Quanti siete intanto i fratelli, che rapporto avete? Com'è? Allora, siamo cinque, tre fratelli e due sorelle. Caspita. Sì, 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 papà e mamma erano molto... Generosi, allegri, famiglie di una volta. No, a proposito, saluto, si può fare il saluto, la dedica alla mamma, queste cose, salutiamo tutti, sono cose belle, saluto, ci stanno mamma, ascoltando? Sì, saluto mamma e saluto tutti i miei fratelli e sorelle. Nominiamoli. Credo, allora, mi devo ricordare, sono tanti. No, dai. Cioè, sono tanti, aspetta, Martino me lo ricordo, Luigi, Armida, aspetta, Elio, Anna. Siamo tutti in scala. Rapporto bellissimo fra tutti noi, ci vogliamo molto bene, ci stimiamo moltissimo, ci rispettiamo ancora di più. Io e Gigi forse abbiamo un rapporto un po' particolare, perché i primi 20 anni della nostra vita li abbiamo vissuti praticamente insieme, sempre insieme. E avevamo tantissimi, a parte che proprio stavamo nella stessa stanza, la nostra stanza, ragazzi, si la chiamava mia madre le sabbie mobili, perché noi non si poteva neanche penetrare per la quantità di roba che c'era dappertutto, persino sul pavimento, e quindi proprio per entrare tu ti muovevi in questo questa sorta di sabbia che poi piano piano, ma se, c'è gente che non è mai uscita. Ma guarda, mi fa pensare a un cugino che fa il compleanno oggi e che saluto, c'è Emiliano, e noi siamo convinti che ci sia un suo compagno di scuola ancora lì nella sedia dei vestiti, che nessuno l'ha mai reclamato. Esatto, ma a un certo punto, vero, non si sono trovate persone, però diciamo, poi non so se abbiamo in Sicilia altri problemi. Io per potrei cui... morire, io metto tutto in ordine di sfumature di colore. No. Questa noi è follia. Noi piano piano un po' ci siamo un po' dovuti alleggerire, essere creativi, però dai, è un minimo. Era una disperazione. Comunque, era disperazione. Io metto in ordine a domicilio, sistemo gratis, armadi. Gratis. Prima è da testare, secondo me, poi vediamo se va bene. Ho un difetto. Butto tutto, così risolve. Questo per così. Me. Vedete come anche le scorie ritornano. Cioè, io ho questa necessità di recuperare fino in fondo qualche niente. Cosa. Niente, senza però... pietà. Però capisco questa cosa della sottrazione, perché anche seguendo un maestro zen, appunto, un maestro di meditazione, effettivamente questa necessità di sottrarre, di fare pulizia, di alleggerire, di fare spazio al nuovo, sì, è una cosa che diventa sempre più parte di me. Io la regola dell'anno e mezzo, se nell'ultimo anno e mezzo questa cosa non è stata toccata o utilizzata, mm-hmm. si butta. Ma vale anche per i rapporti o solo... No, in questa è molto stabile, assolutamente. Ok, no, è così. Me la tengo. La sopporto. Me la tengo. Perché voi siete da tanto insieme. Noi sì! Da troppo, guarda. Siete in tangenziale. Sì. Sono le coppie in radio. Noi 3 anni. 3 anni? Anzi, 4 anni più stagione. Non so come sto facendo, non lo so. Ma eravate così prima o...? No, adesso c'è... È migliorata, si invecchia, però.
Allora, ricordiamo un po' di informazioni: il tuo libro, i tuoi canali di riferimento. Allora, il mio libro... hai una letteratura enorme. Allora, il mio libro è 101 Scorie Zen, questo della mostra, lo trovate in tutte le librerie, edito dal Palindromo, carissimi amici e generosissimi, a parte che fanno dei libri meravigliosi. E poi anche L'Eco della Fuga, di cui non abbiamo parlato. Questa è mia mamma, non so se si vede, mia mamma in un acquarello di Igor Scalisi Palminteri, che mi ha fatto questo regalo. E questi sono gli ultimi due libri di quest'anno. Per seguire un po' le mie cose, io che non sono social, però ho un sito dell'associazione, www.nottedoro.org, e questo è il sito dell'associazione dove potete seguire tante cose. E poi c'è una pagina Facebook di cui io ignoro che cosa succede là dentro. Ma non è peccato mortale? Sì, veniale però. Grazie Martino per essere stato con noi, e alla prossima, perché ci sarà una prossima volta, okay, sicuramente. Buon weekend, grazie per esserci stati anche oggi. Grazie, sono stato bene. Valenti, in regia. Sei stato bene. Poco, potevi stare di più. A venerdì prossimo, ecco, nello People, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. State con